Siamo qui proprio per questo, per dirti in primis che mi sono fidanzata. Oh. E io dovevo andare alla prima del Re Leone, che sì, è bellissimo, eccetera, e dovevo essere accompagnata da un mio amico. Alla fine lui mi ha dato buca, gli ho detto: non è che posso andare da sola, mi devi trovare un accompagnatore figo. E lui mi ha detto: e lì mi ha detto: accompagnatore, sì, minimo, devo essere figo. Rigorosamente, figo, perché altrimenti... Okay. E lui mi ha detto: guarda, c'ho la persona giusta. E si è presentato lui sotto casa mia. Ah, ti ha mandato il figo? Sì. Che tu non conoscevi? No. Un pacco sotto casa. Allora, tu sai che dopo quello che ho passato io ero bloccata con gli uomini, un anno e mezzo da sola, eh? Avevo un po' E lui è stato bravo. È stato bravo, Barbara. Conto la vita. Cioè, ma ti rendi conto la vita? Incredibile. E il primo bacio dopo quanto tempo? No, dopo il terzo appuntamento. E sotto casa ovviamente l'ho anche accompagnata, perché giustamente anche poi con il bambino eccetera l'ho accompagnata a sua casa, perché non voglio che si sforzi, non voglio che sostanzialmente... Deve essere anche, voglio dire, trattata come... Una principessa. Come una principessa, esatto. E quindi lì, taradam! È scattato il bacio? E quindi, Barbara, nulla, ci siamo guardati un attimo negli occhi ed è scattato... E ci siamo baciati.